Sono stati consegnati a Palazzo Lascaris i premi San Giovanni 2014, istituiti nel 1989 dall'Associazione Piemontese, per rendere omaggio a personalità che abbiano contribuito ad accrescere il prestigio del Piemonte. I premiati sono Beppe Conti, giornalista sportivo e scrittore, Giovanni Carlo Isaia, presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dell'Osso, Riccardo Pozzoli, presidente della Finanziaria Centrale del Latte di Torino. Beppe Conti, oggi lei riceve un premio alla piemontesità. Con molto piacere, con commozione, perché so che è un ambito premio, un ambito riconoscimento. Sì, io ho alle spalle 40 anni di giornalismo, ricevo questo premio alla città di Torino con molto piacere, anche perché noi diciamo sempre nell'ambiente magari giornalistico che questa è un po' la città del grande calcio, no? Non più del ciclismo, ma teniamo conto che la regione Piemonte è la regione dei campionissimi, la regione di Coppi e Girardengo, due campionissimi, e quindi è giusto che coltivare le radici di questo grande sport. Devo dire che questo premio mi ha francamente molto sorpreso e sono onorato ovviamente di avere conseguito questo premio, che io credo che debba essere condiviso con una squadra di splendidi collaboratori, di grandi professionisti, medici, infermieri e altri operatori che anzitutto hanno messo il paziente al centro del sistema e quindi hanno operato e operano tutti i giorni con grande sacrificio, grande abnegazione per migliorare i livelli sociali e assistenziali della nostra città e della nostra regione. Dunque l'emozione di ricevere un premio importante per chi è piemontese. Sì, sono molto emozionato, la cosa veramente mi fa molto molto piacere, mi inorgoglisce. Questo premio io credo sia non dato solo a me, ma alla Centrale del Latte e a tutto quello che ha fatto da 65 anni a questa parte per l'agroindustria piemontese, per i consumatori di latte piemontesi, con un impegno a 360 gradi che non è mai calato nel tempo. Quindi questa cosa mi fa estremamente piacere.